Buongiorno ragazze e tutte, oggi è la domenica, sono a casa e come sempre devo fare le pulizie, ho la casa sempre sotto sopra e incominciamo col letto. Oggi vorrei dare l'aspirapolvere, adesso la vado a recuperare sul solaio perché con l'aspirapolvere pulisco meglio, ecco, cioè, non capisco lo scopo e tutto quanto, però lo scopo per me è da dare una pulita veloce. Io mi trovo meglio con l'aspirapolvere, anche se c'è filo, però pulisci meglio, ecco. E allora oggi voglio pulire per bene tutti i pavimenti, tutti i batiscopa, ecco. E niente, adesso faccio il letto intanto. Ecco ragazzi, non so cosa è successo, ma la mia bellezza si è spenta. Non si accende più. Si è fermata, è più bello. Beh, vabbè. Recupero la scopa allora a sto punto.
Ragazzi, l'ho dato aspirapolvere, questa qua, scusate, questa qua, velocemente dappertutto. Però se io voglio dare con questa aspirapolvere qua dappertutto, a me la batteria dura per, cioè, per una camera, perché mettici la batiscopa, mettici qualche, cioè, tutti i mobili così, dopo passo giustamente anche con lo straccio. Però se vorrei dare proprio a modo, a me la batteria mi dura per una camera. Cioè, a me non mi... Guardate, adesso ho passato dappertutto velocemente perché ho paura che... Guardate. Si sta scaricando praticamente. Mi si sta già scaricando. Cioè, adesso ho passato velocemente, come dico, ho passato velocemente dappertutto perché ho paura che rimango a secco, ecco. Niente, anzi, adesso ho pensato che adesso metto la scopa elettrica sotto la carica, intanto pulisco dove l'ho pulito un po' più a modo, facciamo una camera alla volta, ecco. Ma se no, la prossima settimana, tipo pian pianino, faccio una camera alla volta, che così pulisco bene a modo tutto, perché così non so come fare. Cioè, la batteria non dura, se uno vorresti proprio pulire bene a modo tutto, non ce la fai, no. Nel frattempo faccio anche qualche calcolatrice, ragazze. A proposito, ragazzi, un altro giorno ho finito di lavorare un po' prima e sono passata in un negozio di detersivi acqua e sapone, secondo me si chiama. Ho trovato Ajax, li ho presi due. Non voglio rischiare. Adesso proviamo anche questo qua. Adesso vi faccio vedere, ve lo mostro come pulisci i vetri. Ho preso anche questo che dobbiamo ancora provare. E questo qua, schifosino, che ve lo faccio vedere come pulisce questo qua. Ah, un'altra cosa che ho comprato è questo qua. Questo Citrosil bagno disinfettante, però c'è scritto rimuove anche il calcare. Non lo so, proviamo anche questo qua. Però mi ispirava questo. Adesso proviamo. Adesso intanto ve lo mostro come pulisci i vetri, questo genio qua. Intanto vi faccio vedere il genio, insomma, schifosino, questo qua. Schifosino. Ragazzi, sto provando di farvelo vedere come pulisce, ma non riesco a farvelo vedere perché secondo me in video non si vede proprio. Comunque, schifosino no, ragazzi. Adesso proviamo con il vetril. No. Mi dispiace, no. Ragazzi, mi dispiace, io boccio anche questo. Ho fatto bene a comprare Ajax. Cioè. No. Ecco perché mi sono fermata all'Ajax. Mi dispiace, no. No. Lascio tutti aloni. Cioè, mi dispiace che non riuscite a vedere con il filmato così, ma veramente è una cosa oscena. Scena. Cioè, non c'è paragone. Cioè, Ajax non c'è paragone. Vi dico che ecco perché anni fa mi sono fermata con questo e vado avanti con questo, perché è inutile che compro delle altre cose adesso, questi qua
li finisco con i rubinetti così anche in bagno per dare una pulita veloce, però così i vetri no. I vetri Ajax. Per quanto riguarda la polvere, invece, non ho il mio preferito. Non ce l'ho. Per il momento uso questo. È mousse per legno. Mi piacciono anche quelle spray. Sempre mousse si chiama. Anche lo spray sono buoni, mi piace. Però non ho il mio preferito, ecco.
Voglio fare la prova con il tavolo. Può darsi che sul tavolo si vede, perché non mi dispiace di non farvelo vedere gli aloni che lascia altri detersivi. Allora adesso ci provo, poi vediamo se riesco a farvelo vedere. Facciamo la prova con questo. Forse qua si vede. Speriamo bene. Alla fine sul tavolo lo posso anche promuovere, sul tavolo non ho lasciato aloni, sul tavolo non ci sono aloni, l'unica cosa che lascio aloni è sugli specchi, ecco. Può darsi che non su tutti, però il tavolo mi ha pulito abbastanza bene, devo dire, ecco. Quell'altro genio no, genio no. Riproviamo, beh. Proprio da bocciare al 100%, non riesco a bocciarlo al 100% perché il tavolo va pulito, alla fine. Quell'altro non facevo neanche quello, Vediamo gli specchi. Poi può darsi che dipende anche dagli specchi che avete in casa, ecco. Non voglio mettere la mano sul fuoco, però. Allora, alla fine questo qua non lo posso bocciare al 100%, lo boccio solo sugli specchi, può darsi che quello specchio è un po' invecchiato, allora non me lo pulisce bene con questo, però questo già approvo, ecco, non lo posso bocciare al 100%, se no sarei falsa, ecco. Allora, i specchi, quelli che sono invecchiati, tipo qua in bagno che ce l'ho, e quell'altro che c'ho in camera, che sono un po' più vecchi, ecco. Quelli lì non riesco a pulire con questo. Però altri specchi, quello specchio qua, che ho comprato poco tempo fa, tipo questo qua, questo me l'ha pulito bene, ecco. Questo no, questo quello in camera no. Tavolo mi ha pulito bene, cioè questo se ce l'avete, diciamo gli specchi un po' più moderni, ecco, le cose un po' più moderne, questo va bene, ecco. Però sulle cose un po' invecchiate, specchio invecchiato un pochettino non va mica bene, ecco. Thank you.
Allora ragazze, ho provato questo qua, vi devo dire che mi piace moltissimo, mi piace molto anche come l'odore, questo qua, anche questo ho provato. Allora, di rossetto, come al mio solito, ci ho messo la moneca e un po' di detersivo, ma un pochettino, giusto per dare un po' di schiumetta. Niente, adesso lavo tutti i pavimenti e poi dopo facciamo una prova. Scusatemi, la tosse. Allora, dopo uno di voi mi ha scritto, prova rilavare dopo tutto con l'acqua senza niente, ecco, e vedi quanto sporco viene. Proviamo.
Allora, adesso ho lavato tutti i pavimenti con il mio metodo. Adesso butto via l'acqua e riproviamo solo con l'acqua. Rilaviamo tutto con l'acqua e prendo anche lo straccio pulito, così vediamo se è sporco. Allora, ho ripulito tutto con acqua calda, ecco, non ho messo niente dentro l'acqua. Mi sono tirata via anche le ciabatte, perché le ciabatte alla fine sono sempre così, quando finisci di lavare. Non so se questa cosa qua, forse le ciabatte, ma l'acqua è così, vi faccio vedere. Effettivamente è un po' grigiolina, ecco, è vero, un po' grigiolina. Niente ragazzi, mi piacciono questi esperimenti qua. Allora, per oggi il mio video finisce qua e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.